segni trascendenti legati alla perfetta Kabbalah. Mentre noi parliamo ed ascoltiamo comprendendo, è in atto nella nostra mente uno straordinario, assai complesso e fulmineo calcolo mentale. Esso è appoggiato sull'unità delle masse millesime, come su un immediato e valido bilancino. Leggiamo il risultato come se fosse un peso, per cui pesate sempre bene le parole, mi raccomando. La perfetta Kabbalah è dunque quella veramente legata al nostro reale calcolo mentale. È numerico, è finalizzato a rappresentare in modo assolutamente perfetto i concetti con i pesi alfanumerici delle parole. Se questa perfetta Kabbalah non esistesse e non fosse vera e perfetta, noi non potremmo in alcun modo ben ragionare. Io l'ho determinata. Essa usa idealmente bene proprio l'italiano. E questo mi sento proprio di firmarlo. Romano Amodeo. La cosa funziona in questi termini. Si tratta di sostituire ad ogni lettera dell'alfabeto italiano il valore che occupa nell'alfabeto italiano, che esclude quelle che ci sono nelle altre lingue, le sole 21 dell'alfabeto italiano. Prova dei numeri che confermano perfettamente la Kabbalah nei primi 11. Lo 0, il nostro cervello lo valuta 55. Ebbene, prova l'assolutezza del numero 10, che è la sommatoria di 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10, 55, pari al valore 55 dato allo 0. Quindi l'assoluto, che è 0, è valutato 55, ma in funzione del 10. E infatti è la parte reale di un piano 10x10 nel fronte, valori assoluti che possono essere tutto, con un 10 di flusso. Visto che sono valori assoluti che possono essere tutto, possiamo sommare 100 a 10 e avere 110. Questo 110 praticamente non è niente, è zero. Guardandone solo la parte reale, ossia il dimezzamento, abbiamo 55, che è la sommatoria del 10. Passiamo al numero 1. 44 prova che il nostro cervello considera l'unità nella trinità del ciclo 10, che è uguale a 1, è uguale a 0. Infatti 10 più 1, che è 11, sommato al triplo di 11, determina esattamente il valore 44. Il 10, che è un ciclo, lo prova a sua volta, lo proverà e lo vedremo, con 10 più 10 più 10, ossia 30. E quindi 1 e 10 sono legati entrambi all'unità e trinità, ma lo prova proprio la Kabbalah cerebrale che ci ha fornito il suono 1 nel modo esattamente coerente ai valori che sono capiti dal cervello. Vediamo il valore 2. Da 28, in sostanza, è il 30 meno 2, è il totale trinitario, che è 10 più 10 più 10, 30, meno 2, 28, ma dimostra di essere il doppio di 1, perché il doppio di 1, che è 44, sarebbe 88, ma qui le valutazioni che fa il nostro cervello li fa a livello di valori essenziali, ossia di che cosa sono, e 88
sono 2-8, laddove 2-8 è il numero 28. Passiamo al numero 3. Il numero 3 è 39 e prova però di essere anche 1 più 1. Allora, se noi aggiungiamo 1 a 3, abbiamo 4, però dobbiamo averli nei cicli 10, perché la vera unità è il ciclo 10. Quindi avremo 4 cicli 10, cioè 40. Ma noi abbiamo aggiunto 1, arbitrariamente al 3, quindi lo dobbiamo togliere. E dal 40 scendiamo al valore 39, che è il valore esatto che il nostro cervello usa e formalizza con il suono 3. Che tutto questo sia perfetto lo dimostra la somma 1 più 2 più 3. 1 più 2 più 3 fa 6 in matematica, ma nella matematica cerebrale cabalistica del nostro cervello fa 44 più 28 più 39 uguale 111. 111 è l'immagine decimale dell'unità e trinità, perché sono 3-1 affiancati in tre ordini di grandezza, uno nella grandezza delle centinaia, uno in quella delle decine, uno in quello dell'unità. Sono tre numeri e sono tre numeri 1, perché 1 è uguale a 3 e il valore 2, che è intermedio tra l'1 e 3, vale nuovamente quanto il valore medio. Ora, se noi sommiamo anche il valore che il cervello dà alla parola 0, 111 più 55 diventa 166, che corrisponde ai numeri 0 più 1 più 2 più 3, la cui somma algebrica è 6. Essendo 6 e non 166, che sono i quattro numeri, per avere 4 bisogna togliere i 2, perché 4 è 2 in meno di 6. E i 2 che vanno tolti sono 2-6, ma affiancati nel 66, perché devono ripetere l'unità nei due cicli che differentemente sono diversi nella nostra matematica, ma se noi li guardiamo sono semplicemente 2-6 affiancati. E di conseguenza questi 2-6 sono fondamentali, badate, perché 2-6 si legge anche 26. Lo vedremo il valore di 26 come è importante più avanti. Beh, togliendo i 2-6, cioè il 66, al 166, abbiamo 166 meno 66 uguale 100, che deve essere il valore 4. Infatti 4 corrisponde al valore 100. Prova ad essere la pienezza una e trina, riferita al 10, perché è l'intera area, 10 per 10. Ed è uguale a 0 più 0 meno 10, laddove a 0 consideriamo il valore 55, tanto che 55 più 55 fa 110, togliendogli il flusso lo azzeriamo e otteniamo il 100, che poi è uguale al 4. Il valore 5 è 63 in cabala e prova ad essere la metà reale di 126, perché 63 per 2 fa 126. Sono 126 unità, che in assoluto sono 127, ed è un valore veramente assoluto, perché è dato dall'area 100, data da 10 per 10, che somma la trinità all'unità dell'area. Siamo sempre nei valori uni e trini. Questa volta, a fronte dell'area, abbiamo un avanzamento di flusso di volume dato dal 3. Quindi è 3 per 3 per 3, 127. 127 sono
leggibili in funzione del 5, appunto come 126 unità. E la metà reale, solo la parte in un verso, è intesa come il 63. Ora, 5 è l'inverso di 6 per 6 uguale 36, perché 36 è la lettura rovesciata del 63. Sommando i due inversi del 36 e del 63, noi abbiamo 99. Ebbene, 5 più 6 fa 11. E 99 è tutto è dato da tutti i versori dell'11 nel 100, che poi sono il 100 nelle 99 unità relative contenute nel valore 100 assoluto dell'area. Quindi vedete bene che il valore 5, che è quello della mediazione del 10, è collegato alle due letture del 5 date dal 63, come il 63 più il 36, che è 99, ridotto a valore assoluto, ossia 99 più 1, 100, e a questo punto abbiamo che i conti tornano. 6 è 31, e prova la sua intermediazione tra il 5 e il 7, perché 5 e 7 hanno lo stesso valore per il nostro cervello. 5 più 7 fa 12, ma essendo uguali, la metà del 12 è il 6. Quindi 6 è giusto nel valore di 31, che è la metà, non è la metà, la parte inversa del 13, che è legato alla vettura unitaria piena data dal 12 più 1. Il valore 7, che è 63 ed uguale al 5, prova ad essere esso pure la metà reale di 126. Era quel 126 che era la lettura, se ricordate, del 166 quando si vanno a considerare i 66 come 26. Ebbene, 126 è dato da 5, che si esprime come 5 solo nella linea del flusso, ma ha anche due dimensioni ancora, per cui 5 più due dimensioni sono 7, che si esprimono come area, 5 per 5. Quindi la matematica ci porta al fatto che 5 per 5 per 5 fa 125 unità, che sono 126 in assoluto. E quindi abbiamo la prova che il 126, al quale era collegato il 5, è esattamente corrispondente al 7, perché 5 e 7 sono la parte dimezzata di due unità che sono intese in modo diverso. Una è intesa la metà del 10, il 5. Il 7 è inteso la metà del 14, ma sappiamo benissimo che c'è un altro modo di comprendere l'intero. Quando noi abbiamo i valori essenziali, che il nostro cervello poi li trasforma in valori religiosi, e sono i 7 giorni divini per la creazione del mondo, 7 è un intero, è una unità, e il pieno del 7 si ha nell'area, che 7 è 7, 14. Ebbene, 7 è 7, 14 dimostra che cosa? Che è quella unità che, quando è dimezzata, determina un valore unitario. Quindi il valore unitario 5 e il valore unitario 7 sono uguali. La nostra logica ci porta in matematica a usare numeri diversi, ma la logica cerebrale
riconosce che diamo soltanto valori diversi, numerici, alla stessa cosa, al 10 e al 14. Perché cos'è il 14? È il 10 più quella unità, 1 più 3, che è la realtà. Quindi noi possiamo dare al 10 il valore del ciclo, al 14 il valore del ciclo reale, ossia quando gli aggiungiamo che è reale. Il dimezzamento è sempre lo stesso e quindi sia 5 sia 7 il nostro cervello ha esattamente ragione a valutarlo 63. Passiamo all'8. L'8 è 62, è 1 in meno del 7. Il nostro cervello è ben strano, vero? Però funziona meglio di noi perché ha una matematica essenziale stupenda. Prova infatti di essere 6 più 2, perché 6 più 2 fa 62, e quando noi leggiamo 8, che corrisponde al 6 matematico più 2 matematico uguale 8, il 6 più 2 è un 62. Quindi il valore 8, 62, dato da 6 aggiunto al 2, essendo il doppio esatto poi del 31, che è il 6. Coerentemente il 6 è la metà dell'8, in matematica diremmo che non è così, ma è così, perché 8 è l'inverso del 26, in quanto 26 è dato dal avanzamento 126, perché 26 come flusso, ma è sempre riferito a un fronte assoluto che è 100, e quando calcoliamo anche il fronte assoluto del 100 abbiamo 126. Poi togliamo di mezzo il piano 100, ci rimane solo il 26, però per togliere di mezzo il piano 100 siamo dovuti andare, diciamo, indietro con il flusso 26, e allora dobbiamo rovesciarlo. Il 26 non è più 26 ma è 62, ed è il numero 8, che fra l'altro è il 10 meno 2. 62 è 6 più 2, 8, quanto il 10 meno 2. Arriviamo al 9. Il 9 è 50. E qui c'è la bellezza che prova come il nostro cervello ne sa più di Einstein, il quale Einstein non aggiunge alla C2 un valore che porti a 9 dimensioni. Perché nel nostro sistema, che conta le cose in un modo unilaterale, la differenza tra 1 e 9 esiste, mentre invece 1 è 0 più 1 e 9 è 10 meno 1, poiché 10 rappresenta lo 0 di partenza a rovescio, mentre invece quando noi cresciamo partiamo da 0, 1 è il valore andando in avanti e 9 è il valore andando all'indietro, ma sono nella stessa coerenza, sono proprio uguali, è sempre un 1 che è uguale tolto da un verso e dall'altro. Quindi il nostro cervello, quando si trova di fronte al numero 9, dice il 9 vale la stessa cosa, quindi vale 50, perché è tutto l'avanzamento della massa. E poiché la massa e l'energia sono uguali, 1 deve essere 9. E guardate un po' com'è poi la fisica. Quando va a scoprire la massa dell'elettrone in chilogrammi, la trova a valere 9. E perché vale 9? E perché in assoluto è 10. In assoluto è il ciclo intero della massa. Però quando noi lo calcoliamo in modo unitario dobbiamo togliergli
un 1, arretrare il 10 a 9, e allora avremo che tutto il valore intero sarà 9. Quindi la massa, se si espande interamente, si deve espandere di 9, e ce lo dice il nostro cervello. Quando ci tira fuori la parola 9 con la massima intelligenza possibile e immaginabile. Il valore 10 è 30. 30 prova proprio la dipendenza di questi numeri essenziali all'unità e trinità, laddove l'assoluto, che è dato da n elevato a 0, che è assoluto perché è indeterminato nel numero n, può essere qualunque numero purché sia diverso da zero, ossia purché la sua determinazione, perché n è determinato, sia determinata in numeri reali. Però non ci deve essere lo zero, che sarebbe l'indeterminazione. L'indeterminazione la possiamo avere solo dove abbiamo un numero secco. Nell'esponente allora è 0. Quindi abbiamo che n elevato a 0 è il valore assoluto. Il valore assoluto di n elevato a 0 è uguale a 1. Poi scopriremo che è uguale a 10. Però sono tutti uguali a 0. Sono uguali a 1, a 10, se noi mettiamo in atto certi criteri di tipo relativistico di tipo spazio-temporale, e allora riusciamo a ottenere la differenziazione del nulla, e dal nulla riusciamo, essendo Dio nel nostro cervello fondamentale, a esprimere la verità delle cose. Ma io vi sto dimostrando che quando il cervello fa questa cosa in relazione ai numeri che stiamo usando proprio nell'alfabeto italiano, sta facendo qualcosa di assolutamente perfetto. E il numero 10, che è uguale a 10 più 10 più 10, esprimendolo nella Trinità, quando lo valuta 30, è perfetto. Ora bisogna che io vi ricordi, 30 è dato dalla D che vale 4, dalla I che vale 9, dalla E che vale 5, dalla C che vale 3, dalla I che vale 1. Questi numeri sono proprio i valori di posizione occupati dalle lettere nell'alfabeto italiano. E passiamo a 11. 11 è il valore 56. Sommando la U, la N, la D. 56 dimostra di essere il numero 1 nel ciclo successivo. Un 1 era partito da 0, l'altro parte da 10. Quando il cervello valuta 11, lo valuta che parte con 1 in più allo 0. Poiché lo 0 era 55, 55 più 1 fa 56. E noi lo leggiamo come 11. Noi dovremmo considerare a questo riguardo, però andiamo anche nel difficile, anche quante sono le lettere che sono usate. Qual è l'ordine esatto che sono usati nelle singole parole? Perché una cosa è dire 0 e indicare 55. Il 55 può valere anche un orez, ma orez significa un'altra cosa per il nostro cervello, perché usa un ordine di grandezza che assegna dimensioni diverse di primato. È come se contasse e attribuisse a ogni lettera che incontra dei valori decimali successivi e progressivi. Quindi, considerando per esempio lo zero che noi usiamo, cominciamo proprio dalla fine, perché la Z è l'ultima lettera. Quindi noi cominciamo proprio a dire che quando siamo a zero abbiamo finito tutto il progetto. Ma stiamo partendo a ritroso dalla Z. Infatti la Z è la prima lettera. La seconda che noi incontriamo è il valore 5.
Perché? Perché siamo nel flusso reale e il flusso reale è la metà del ciclo 10. Quindi dobbiamo aggiungerci un 5 al 21. E perché la Z era 21? Perché si parte dalla Bibbia, che dice che la creazione di Dio è in 7 giorni, ma nel flusso sono 7 giorni, ce ne sono altri 7 e 7 nelle altre due dimensioni del fronte. Tutte le dimensioni sono 7 più 7 più 7 sono 21. Quindi quando noi partiamo con lo Z, con la Z nella parola zero, noi stiamo proprio partendo dal progetto definitivo Z. Poi, andando al ritroso, troviamo che c'è il flusso intero, che è 5. Poi accade che c'è una R, che è 16. E se abbiamo calcolato che il flusso era intero nel 5, ora dobbiamo dire che è il flusso della realtà. La realtà è fatta da 4 dimensioni. Quindi, se il flusso è 5, la realtà che avremo ora sarà un'area, quindi sarà un'area 4x4, uguale a 16, e quindi il nostro cervello ci piazza una bella R. Alla fine dobbiamo capire che cosa è che fluisce, che cosa sta fluendo, in sostanza. Il Dio uno e trino, che è uno, come il Padre, come il 10, e che è nella Trinità. C'è un 13 che sta passando, e il valore dato a 13 è la parola, è la lettera O. Quindi quando noi diciamo 0, abbiamo esaminato, a partire dal principio del progetto, e facendo un conto a rovescio, tutto quello che, se noi lo volessimo vedere nel verso reale con cui noi vediamo realmente le cose, dovremmo leggerlo Orez. Ma con 0 noi poi arriviamo al valore esatto, che è 55. Ora proviamo a partire dal valore proprio assegnato dalla nostra intelligenza al numero 44 per esprimerlo, per il significato che ha il valore 1. Allora, in primo luogo, il valore 1 deve essere proprio il valore totale di tutto il movimento. Chi è che si sposta interamente? È un 10. E quando il 10 si sposta interamente, di quanto si sposta? Di un altro 10. Quindi è 10 più 10 uguale 20. Ma 20 è un valore assoluto. Noi dobbiamo calcolarlo in modo unitario. Quindi, calcolando in modo unitario, dobbiamo tirare fuori da 20 una unità e diventano 19. La nostra intelligenza, partendo dunque dal momento del flusso unitario, parte dal valore 19 e considera la 19esima lettera che corrisponde a quel valore, ed è la U. Poi arriviamo individuare che cosa passa. È l'energia di un complesso ammassato e espanso. Sono 6 componenti centripete come ammassamento e sono le 6 inverse come espansione. Sta passando un 6 e 6. Sono in tutto 12 vettori e il cervello assegna ai 12 vettori la lettera N. Infine, cosa sta passando? La stessa cosa che passava con lo 0. Il ciclo 10 e 3, che è 13, ed è la O. Quindi 1 arriva al 44 attraverso la perfezione con cui ha tolto dal 44 prima un 19, poi un 12 e poi un 13. Perché ha usato 3 cifre? Perché è proprio l'unità in quel valore 1
espressa da tre cifre. E quindi uno già in sé è uno e trigo, perché è in tre lettere. Ma questo succede in italiano, perché l'italiano è la lingua perfetta. Vediamo il 2. Il 2, abbiamo visto, è 28. È la trinità del 30 che toglie di mezzo le due dimensioni del fronte e lascia un flusso intero che è 28 e che è proprio un flusso intero. Perché? La creazione è fatta in 7 giorni, ma 7 è un valore unitario, deve essere anche trinitario. E quindi il valore trinitario di 7 è 21, 7 più 21 fa 28. Quindi il valore 2 è coerente con l'insieme del 7 più l'aggiunta di quelle due dimensioni 7 che portano il 2 al 28, come a 14 più 14, 7 più 7 dell'area, solo il fronte, le due dimensioni del fronte della creazione. E osserviamo perché sono tre cifre, perché quello che sta passando è spazio. Ma in che modo? Troviamo che la prima cosa che passa è la realtà, la dimensione 3 più 1, 4. È la realtà che sta passando, perché la realtà è binaria. E quindi il valore 2 che la esprime, la realtà in termini unitari, ha che la prima lettera deve essere obbligatoriamente una dimensione 4, alla quale l'intelligenza ha assegnato la D. E poi che cosa fa questa realtà? Questa realtà compie tutto il suo percorso unitario, che è 19, lo sappiamo benissimo, e ecco che compare la U. In che cosa? Nel flusso reale, che è la 5, ossia il dimezzamento del 10. Quando facciamo la somma, abbiamo visto che l'interpretazione che dà l'intelligenza del primato delle operazioni da eseguire porta il significato giusto capito nel numero 2, che non sarebbe capito se fosse EUD, perché se fosse EUD, assegnando le priorità diverse e considerando prima il flusso, poi la quantità di flusso e poi la realtà, noi sovvertiamo proprio l'ordine che avevamo prima e che era giusto, perché qui sta avanzando la realtà e quindi davanti c'è una bella D. Passiamo al numero 3. C'è davanti una bella T. E che cos'è la T? La T è il numero 18. E perché? Perché è 6, 6 e 6. È tutto il lavoro trinitario. Tutto. Solo il lavoro. 6, 6, 6. E si rivela, corrisponde a una bella croce questo lavoro trinitario. E la prova l'abbiamo sul Calvario, che c'erano tre T. Qui abbiamo una T sola. Va bene, assegnata alla Trinità del lavoro, del Dio che opera con il 10. E se è trinitario, opera con il 7 di lavoro. Però qui stiamo calcolando il lavoro soltanto, e quindi abbiamo il complesso del lavoro. E sono 18. Che cosa è un lavoro? Un lavoro reale. Quindi, mentre quel 18 è in una linea, adesso deve venire il fronte reale, perché passa sempre nel volume. E quindi c'è il fronte 6x6, 4x4, al lato reale. La realtà unetrina forma questo 4, 4x4, 16. Il valore del 16 è la R, quindi la seconda cosa che passa è la R. E infine c'è la quantità reale, che è solo il dimezzamento del valore assoluto 10. E quindi abbiamo che 3 rispetta questo valore qui.
tutte le volte che noi abbiamo questi gruppi di parole, hanno questo significato. Vogliamo analizzare il 4 perché si presenta, vedete, 1, 2 e 3 che corrispondono nel loro totale a 111, hanno tutti tre cifre, ma per forza, perché 1 più 2 più 3 fa 6 e ognuno di questi numeri è espressione del 6, dimezzata come espressione reale. Quando andiamo a finire al valore 4, vediamo improvvisamente che non abbiamo più tre cifre, ma ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché 7? Perché tutto il lavoro, tutta l'opera è 7. Ed è 100, perché 4 è l'unità e trinità, e è assoluto questo valore di 1 e trino. E quindi quando il valore assoluto è 10, è anche 100. E come lo esprimiamo in termini di priorità? La prima cosa che passa è lo spazio-tempo, ossia il ciclo 10 e il suo tempo che è il dimezzamento del tempo, ossia il 15. Qui passa un fronte di volume, diciamo così, che è quello che si poggia sul 5 più 5 più 5, ossia sulla parte reale di flusso che è il 5, che però si esprime a livello tridimensionale, quindi è un 15 che in termini di lettere si vede assegnata una bella Q, e già la Q, vedete, è il segno di un circolo tagliato, il segno proprio del 100, eh? Dopo che abbiamo visto che passa la realtà intera, quella dello spazio-tempo 10 più 5, fluisce interamente, ossia fluisce per 19, e quindi c'è la U. In italiano la Q è sempre seguita dalla U. Come mai? È una bizzarria di questa lingua? O corrisponde a un'esigenza fondamentale della lingua italiana, che è una lingua perfetta? Se noi facciamo il calcolo e aggiungiamo a 15 il valore 19, 15 più 10 fa 25, più 9 fa 34. 34 è il 44 meno 10, ossia è l'unità che passa, perché l'unità veramente assoluta è 100. Quando noi la rendiamo unitaria è 99. Quando la dividiamo in tre linee d'avanzamento X, Y, Z, ognuna è 33, ma sono 33 unitarie e quindi sono 34. Noi abbiamo questo valore 34 che è proprio l'unità dell'avanzamento della parte terza dell'assoluto 100, quindi del 33. 33 più 1 fa 34, quindi il 34 che avanza è un valore inscindibile che è composto da spazio-tempo in tutto il suo avanzamento, Q, Q, e non a caso poi noi usiamo questo Q per esprimere quantità, qualità, tutte cose molto importanti. Quando ci aggiungiamo anche la A, ci aggiungiamo anche il valore unitario, per cui passiamo dal 34 al 35. Guardate che il valore unitario è proprio 35. Perché? Perché l'opera intera è 7, ma si esprime a livello di ciclo 10 e quindi è 70. Il dimezzamento reale, intero, assoluto, è il dimezzamento del 70, è il 35, e il 35 è dato da qua. Quando noi in italiano diciamo qua, abbiamo definito esattamente un valore talmente esatto e talmente perfetto che si rifà proprio all'opera realizzata interamente del 7, dei 7 cicli 10,
che, essendo cicli, sono in avanti solo per la metà, quindi sono solo per 35, e 35 è proprio il valore qua. E adesso voi credete che vengano a caso TT, 2 TT. Ma cosa sono queste 2 TT? Sono 18 e 18, 36. Sono 6x6. Sono la composizione totale delle 6 quantità centripete moltiplicate per quelle centrifughe. Sono il 66, che è importantissimo, il 6x6, però diviso in due parti uguali che avanzano, perché sono un 6 e un 6. Ogni 6 poi si esprime a livello trino, quindi non in 6, ma in 6x3, 18. E quindi abbiamo un 18 e un 18, la cui somma è 66. Vedete? È questo che accade a questo livello e riguarda la R, che è il flusso reale del ciclo 10 che avanza di 3. Quindi il 100, quando esprime qua 2T e Rho, esprime proprio un valore assoluto estremamente ordinato nell'ordine delle lettere che noi stiamo usando per arrivare a questo valore. Analizziamo ora il 5, come siamo arrivati a questo 5. La C è il 3, quindi il 5 dà luogo alla totalità del volume che passa. Sono le tre dimensioni dello spazio, e quindi è un bel 3. Fluiscono interamente, quindi fluiscono di 9. Riguardano il flusso 6x6, perché è tutto il lavoro, e quindi c'è una N. Si tratta di spazio-tempo, e quindi c'è una Q. È il valore intero del movimento unitario nel 10 più 10, è un 19, quindi ci va la U, e si tratta del flusso reale dato dalla E. Noi diciamo 5 e non 5, e non 5, e non 5, perché deve essere una E. Quando noi esprimiamo il valore E, esprimiamo che il 10 si è realizzato e quindi esiste nella metà del suo flusso in avanzamento. È un 5 che esiste sulla base dell'altro 5 ed è una E. Tutte le parole italiane che finiscono per la E è una conferma del valore precedente, che è 7, 7T. 9, 9, Allora, vediamo allora perché 5. 5 l'abbiamo visto. Vediamo il 6. Ah, il 5, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 lettere usate per il 5. Come mai? È perché sono quelle relative alla parte unitaria del 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, appunto. Ma abbiamo visto del resto che questa è la quantità totale che passa per arrivare poi al valore 62. Per arrivare al valore 31, che è 4, Ma vedete, se noi sommiamo al 6 il 4, arriviamo al 10. Quindi ci rendiamo anche conto che c'è tra i numeri e i valori sempre un intero che è letto in modo diverso, o numerico o alfabetico. Perché il 6, che è 31, è 6 più 3 più 1, 6 più 4 fa 10. Ora, 6 usa 3 lettere soltanto. Perché? È perché 6 è fatto da 3 più 3, è la realtà che si presenta binaria.
quando all'avanzamento creduto positivo nel 3 si aggiunge quell'avanzamento del meno 3 che avalla il più 3. Quindi al fondamento del 6 c'è il più 3 e meno 3, e sono tre cifre e devono esprimere interamente la compiutezza del 6. E il 6 esprime nel 17 tutta l'assolutezza del fronte reale, perché il fronte reale è dato da 4 per 4, 16 unità. Quando noi alle 16 unità aggiungiamo anche l'unità, abbiamo un valore assoluto S. S è stato chiamato il serpente come un valore assoluto. Perché? Perché appunto è un valore che aggiunge alla realtà assoluta l'unità, alla realtà 4x4 del piano, anche la sua unità diventa un valore assoluto, il 17. Infatti il 17 da che cosa è dato? Dal 4 diviso 4 più 4 per 4. È un'onda reale che ha un ammassamento unitario dato da 4 diviso 4 e un'espansione unitaria data dal 4 per 4. Il totale è 17. Quando noi valutiamo questa cosa nel 7, perché nel 7? È l'opera intera. Il 7 è l'opera intera di Dio e di conseguenza l'opera intera di Dio si presenta con, prima cosa, quel valore essenziale del piano 1 e trino di lato, che esiste non solo come il 16, ma anche come l'unità. E quindi è 17. È composto dell'avanzamento reale 5, poi avanza ancora il 6, trinitario, 6 tre volte e un 6 tre volte. Quel TT che è 18 e 18 in effetti è un 6 e un 6, perché nella componente del 7 c'è proprio il 6 al lavoro. Però è un lavoro trinitario, vedete, nel 7, perché nel 7, che ci sono due E, c'è l'interezza del ciclo 5, c'è un 5 più un 5, quindi c'è la fase reale e c'è quell'altra, ed è simmetrica intorno all'ette, per cui il 5 più 18, 23, porta a un 23 più 23 che fa 46, che è un valore pieno, al quale aggiungendogli poi il 17 si arriva al 63 con il valore pieno che indica anche quello. E sono questa volta esattamente le 5 doverose lettere, perché il 7 e il 5 valgono uguale. Allora il 7 si esprime in 1, 2, 3, 4, 5 lettere, mentre il 5 si esprime in 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, in 6 lettere. Ma abbiamo la differenza che esiste, esiste a livello reale, fondamentale, di una matematica assoluta, che è quella che fa il nostro cervello. Cosa significa matematica assoluta? Che noi in matematica facciamo differenza tra il per 2 per 2, consideriamo il 66 come 6 decine e 6 unità. Il nostro cervello li considera come 2 6, per cui il 66 diventa 26. Come il 36, perché sono 6 volte 6 e quindi è 36. Come 6 più 6, 12. Li considera in tutti i modi possibili e immaginabili, perché li considera in modo assoluto. E quindi la matematica del nostro cervello, che è quella assoluta, poi è perfetta, perché consente in un modo perfetto di tradurre dei valori poco
malleabili come sono i numeri, in valori essenziali che sono rappresentativi. Che cosa c'è di differenza tra un numero e un valore reale? Che un numero noi lo rappresentiamo con una n, e la n è ogni possibile numero. Quindi dobbiamo avere un modo di mettere d'accordo dei valori letterari che si riferiscono a ogni possibile numero con dei valori belli precisi che si riferiscono a dei numeri precisi, dettagliati, ferrei. Il piano di traduzione deve essere assolutamente perfetto, ed è quella perfezione che l'italiano segue, e io ve lo sto dimostrando nei numeri in un modo che spero riesca a convincervi. Passiamo al numero 8, che abbiamo visto esprime che cosa? È un numero che, guardate com'è bello, ot e to, è bello centrato, comincia col 13, finisce col 13, c'ha in mezzo due t, da una parte 13 come il ciclo 10 trinitario che comincia e finisce, e in mezzo c'è il 6 a livello trinitario, ossia 18 e 18, un bel 8. E l'8 che cos'è? È 2 al cubo, è l'unità che va da meno 1 a più 1, che si esprime tutto il suo volume. Questo è matematica. Invece nella nostra matematica cerebrale il modo perfetto di rappresentare questo contenuto numerico è dato proprio dalla parola 8. Non potrebbe esserci nessuna altra parola più giusta. E voi dite, come mai? Perché la O, che esprime il ciclo perfetto dello spazio tridimensionale che avanza per 10 e quindi è 13, che è un ciclo, lo possiamo rappresentare con un circolo, con una O. È un circolo di apertura e di chiusura, quindi ne abbiamo uno davanti e uno dietro, e sono due O. E che cosa abbiamo poi in mezzo? Delle croci, ma noi le croci siamo abituati a considerarle in un modo che c'è un'asta unica sopra e una in mezzo, e invece sono una che riguarda il braccio destro, uno che riguarda il braccio sinistro e uno che riguarda il tronco. Sono 3-6. E perché Dio si è crocifisso nel Calvario? Perché lì c'erano 3-6. Dio è il 6. Io sono chi sono. Se lo guardi da fuori e gli dai del tu, gli dici tu sei. E ce n'era 3. Quei due lì che sono nell'8 sono i due ladroni. Ci manca Gesù Cristo lì in mezzo. E se ce lo mettessimo Gesù Cristo lì in mezzo, ci dovremmo mettere una I, perché Jesus è la I, e sarebbe O Tito. E chi è stato Tito? Non è stato quel disastro dell'imperatore che è stato chiamato la delizia del genere umano, perché è andato a distruggere Gerusalemme. E quando l'ha distrutta? Nell'anno 70 dopo Cristo. E come mai 70? Perché l'opera di Gerusalemme era completa, e Dio distrugge Gerusalemme nel 70 non per un ghiribizzo, ma perché tutta l'opera divina a quel punto era completata. Da chi? Dal Tito. E il Tito è lì, in quell'otto, se ci mettiamo dentro una I tra le due T. Jesus. Ci mettiamo Gesù lì in mezzo. E diventa Tiz. Va bene, andiamo avanti, non divaghiamo. Anche se sono interessanti queste divagazioni. Passiamo al 9. Il 9, abbiamo visto, aveva valore di 50 perché è quello che vale l'1. Proviamo a vedere un po' se c'è un ragguaglio tra il 9 che vale l'1, se calcoliamo l'1 per quello che vale l'1.
L'1 vale 44 come criterio cerebrale, il 9 vale 50, se noi sommiamo a 1 il 9 abbiamo 10, se sommiamo il 44 a 50 abbiamo 94 e non 100. E a questo punto dite, vedete come è una cosa arbitraria questa? No, perché 94 che cos'è? 94 è il 100 condizionato a tutto lo spazio percorso. Tutto lo spazio percorso è 3 in positivo, 3 in negativo. Quindi quando noi vediamo dei valori reali noi, qui, è perché sono valori assoluti che siamo noi a rendere relativi. Perché prendiamo una parte dell'assoluto e lo mettiamo sotto come un denominatore e che non lo guardiamo, ma quella parte del denominatore serve a dare il numero al numeratore. E il numeratore che risulta a livello di dimensioni a quel punto è 94, 94 con un 6 sotto che porta a 100, quindi è la visione totale spaziale 3 e 3 del 6, e quando noi togliamo al 100 il 6 è un 100 che non è più, diciamo così, ed è ridotto solo alla sua massa numerica, e la sua massa numerica sono quel 44 dato all'1 e quel 50 dato al 9, e vedete che i conti tornano. Il 9 ha 4 cifre. E qual è l'ordine? La prima cosa fondamentale che passa nel 9 è quel 12. E allora noi dobbiamo capire, facendoci aiutare dalle parole che abbiamo sparato fuori, dall'automatismo del nostro cervello che legge come stanno le cose e usa le lettere giuste per esprimerle, noi possiamo arrivare a capire che quando abbiamo dei concetti corrispondono a dei numeri e possiamo usare la cabala per arrivare a capire certe cose che non sappiamo cosa sono, che cosa sono veramente, perché è il nostro cervello che ce lo dice, non quello stupido del bambino che è coltivato in ciascuno di noi e che deve essere evoluto, deve crescere, deve fare un'idea del mondo. No, no, quello funzionale, quello che regola in maniera teutonica, quella del DNA che al momento opportuno inserisce la cosa opportuna, quella che porta avanti il progetto, il piano, la costruzione. Il nostro cervello usa questo sistema perfetto e quando usa un concetto per esprimere una cosa, a questo punto possiamo essere convinti che se noi usiamo l'italiano, quella cosa espressa concettualmente e che per esempio ci rivela un metallo prezioso come l'oro, oro, possiamo capire che cos'è. Perché l'oro è così prezioso e usa le tre parole oro per esprimere un metallo così prezioso? Perché è l'espressione esatta, precisa dell'ordine tra un 13 che c'è all'inizio, un 13 che c'è alla fine, è in mezzo il piano della realtà 4x4 di Dio uno e trino, e diventa un tesoro. E diventa una cosa preziosa. L'oro, oro, oppure ro. Oro, oppure ro. Perché se ci aggiungiamo quell'oppure, rendiamo il ro leggibile in modo uguale sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra. Allora, se noi arriviamo a capire che oro significa oppure ro, ci rendiamo conto del valore di Cristo, della XP, che quella P è la lettera ro. Ci possiamo rendere conto dell'importanza di Roma, che ammazza Gesù Cristo. Perché?
È proprio quella roba così fondamentale della Ro che ti ammazza la vita. È una roba terribile. Ma se la rovesciamo diventa amor. E c'è un criterio, altro che. La A è 1. La M è 1 più 1, 10 più 1. Quindi è il ciclo assoluto che si aggiunge a quello unitario. Quindi se diciamo la A e poi ci mettiamo una bella M attaccata e facciamo AM, noi abbiamo l'ordine crescente, perfetto. E se poi consideriamo che il ciclo 10 non avanza unitariamente perché avanza con un volume, dobbiamo considerare che avanza con un 3 e quindi dobbiamo aggiungerci dopo AM una O, che è il 13, e poi dobbiamo aggiungerci un altro 3 perché avanza anche con l'altra parte, non quella che cresce nel 3, ma quella che va nel meno 3 e che è 16, il piano reale della realtà di Dio unettrino. E quindi ci aggiungiamo il 16 e a questo punto ci fermiamo, perché A, M, O, R abbiamo espresso 4 lettere ideali per l'unità e trinità nell'ordine ideale di 1, 11, 13 e 16, e quando lo andiamo a leggere è amor. Quando sovvertiamo questo ordine viene fuori la parola Roma, ma non perché l'ha chiamata Romolo. Romolo non è stato così intelligente, è il disegno di Dio che noi lo stiamo leggendo in un modo razionale. E leggendolo in un modo razionale ciascuno di noi si prende il nome giusto. Non sono i vostri genitori che vi hanno dato il vostro nome. Il vostro nome deriva da una sorta di DNA del valore essenziale della vostra persona. Sembra una cosa data da vostro padre e vostra madre nel percorso a ritroso, che non è quello giusto. La realtà va da un piano intero al suo annichilimento. Voi la vedete nel senso inverso dell'espansione delle galassie, quella che vedete nella realtà, ma questa è una realtà fuorviante, demoniaca, vista proprio nell'inverso. Di conseguenza, vedete, quando voi vedete nel giusto, arrivate a raddrizzare tutte le cose. Roma e Amor, essendo tra di loro i due inversi, sono proprio i due regni di Dio e di Cesare, di un ordine affidato proprio al realismo che diventa sempre più annacquato fino ad arrivare all'unità, e ogni individuo singolo conta meno di Roma nel suo complesso, per cui chi conta meno è l'uno, è la A che viene in fondo. Oppure se noi rovesciamo questo valore e consideriamo per prima cosa l'uomo, il soggetto vivente nel suo uno, allora deve venire prima la A e diventa Amor il nome unico che poteva avere lo Spirito Santo del Dio uno e trino. E quando il buon San Tommaso d'Aquino concettualmente arriva a dire che Dio, Spirito Santo, deve chiamarsi Amor, ha detto una cosa sacrosanta, perché è il nostro cervello che lo dice, e noi se usiamo le indicazioni del nostro cervello arriviamo a capire molto ma molto di più di questa realtà che ci sembra fatta dall'uomo. Terminiamo questo esame sul ciclo numerico dei primi numeri con il numero 11. 11, proviamo intanto 10, quante erano le lettere di 10? 1, 2, 3, 4, 5 ed è giusto, perché 10 è il doppio ciclo di 2, 5 e quindi si esprime a ragion dovuta con il valore così. Insomma, io mi fermo in questo momento con questo esame che ho voluto fare così approfondito sui numeri. Le prossime videate che vedete sono dei controlli fatti su dei valori essenziali
diversi dai numeri. I numeri noi li possiamo controllare perché sappiamo quanto valgono, ma non sappiamo cosa vale un sentimento, non sappiamo cosa vale una virtù, non sappiamo cosa vale un mestiere. E allora noi faremo degli esami per vedere se questa cabala, che abbiamo visto funziona idealmente bene per i numeri, funziona anche per i valori ideali e per le altre cose. Per cui adesso smetto di parlare e vi lascio alla vostra attenzione, facendovi vedere velocemente passare queste prossime sezioni. Vi invito a bloccare il video e a leggervele con attenzione. È meglio che io non lasci un tempo così lungo, già ho parlato per troppo tempo. Saluto tutti e buon dì.